merito di una scoperta quasi casuale fatta all'inizio degli anni 90 all'Università di Parma da un gruppo di neuroscienziati guidati da Giacomo Rizzolatti. Negli anni 90 noi stavamo studiando il sistema motorio delle scimmie. Cercavamo di capire a che stimoli rispondono i neuroni, giocando praticamente con le scimmie, offrendogli del cibo e così via. C'erano dei neuroni che si attivavano quando la scimmia afferrava con la mano o con due dita o quando metteva in bocca. Mentre facevamo questi esperimenti ci siamo accorti che in alcuni casi c'erano dei neuroni che si attivavano non solo quando la scimmia la afferrava, ma anche quando la afferrava lo sperimentatore. E questo fu una grande sorpresa, perché classicamente ci sono dei neuroni visivi e dei neuroni motori. Questi erano entrambi. Anche gli esseri umani possiedono questi neuroni che si attivano sia quando compiamo qualcosa, sia quando vediamo qualcuno compiere la medesima azione. Sono stati chiamati neuroni specchio e probabilmente è merito loro se amiamo tanto vedere altre persone fare sport. Anche quando siamo seduti, infatti, i nostri neuroni specchio si attivano proprio come se stessimo compiendo quei medesimi movimenti. Con un specchio nell'uomo si attivano anche in risposta all'emozione degli altri. I ricercatori lo hanno dimostrato in modo semplice.